Buongiorno e benvenuti a questa nuova lezione. Allora, la lezione di oggi inizia a occuparsi degli inarcamenti. Quindi, il primo inarcamento in realtà non è quello più facile, avremmo potuto iniziare con Ustrasana, forse era meglio, ma faremo Urdhva Dhanurasana, quindi il nostro ponte. Allora, ti devo dire che io ho lottato molto con il ponte. Chi mi conosce da anni e ha fatto la formazione con me lo sa, perché per me era inarrivabile, cioè era uno di quegli asana che per me forse nella prossima vita, perché la trovavo veramente molto difficile. Non riuscivo a capire come fare a salire. E poi, a forza di provare e di ascoltare il corpo, ho capito che in realtà la spinta va data in avanti e non verso l'alto, perché incaponirsi a salire su. O hai proprio una mobilità delle spalle che ti ruotano indietro, e allora invece se vai in avanti fai una specie di arco, riesci a salire. Allora io provo a fartelo vedere e Sì, poi ne ragioniamo. Noi abbiamo anche tanti adjustment nello yoga su questa cosa qua. Allora, quando si lavora sul ponte, allora intanto diciamo che dovremmo riuscire ad avere questa presa, che è quella che ci permette di capire se c'è lo spazio per fare questa cosa. Le mani ruotano sotto le spalle, quindi sono ruotate, quindi le dita puntano sotto verso il corpo. In genere c'è uno scalpo non indifferente in questa pratica. Da questa posizione quello che facciamo è spostare in avanti il peso, quindi da qui sposto in avanti e salgo su, cercando di portarmi più in avanti possibile. Quando scendo, appoggio la testa e lentamente riporto le spalle a terra. Allora, il mio ostacolo era che io da qui tendevo a voler salire in questo modo, non c'era verso, perché da qui non ce la facevo, mi faceva proprio male il collo. Invece, facendo in questo modo, facendo proprio l'arco, cioè mi sposto in avanti e poi faccio srotolare tutto. Diventa più facile, diventa fattibile. Noi lo facevamo in formazione anche spiegando un attimo qui dietro, afferrando le caviglie, che ovviamente ha una presa diversa rispetto al solito, e spingevamo su, quindi da qui si spingeva e si saliva. Questa era una È una variante. variante che a livello della spalla con mobilità c'è una richiesta minore, perché devi andare Sì, meno, vai a esatto. esprimere la stessa forza, però spingendo invece Spingendo questo avanti e indietro, una sì, come se spinta. fosse leggermente più in avanti, quindi se soprattutto uno non ha una buona mobilità notevole, non buona, che buona potrebbe non bastare a livello della scapola omerale, comunque della spalla in generale, in quella posizione con l'ausilio del compagno, Si riesce a la spingere. forza di spinta sì, è un angolo un pochino più favorevole, per cui Ok. ci riescono Allora, magari gli con pressione. esercizi quali possono essere? Vieni Allora, in mente. intanto sicuramente c'è, cioè, il problema della, che comunque sia, per quanto uno dica di tenere a livello addominale, ma è normale che c'è un forte arco a livello lombare, quindi bisogna che sia possibile quella mobilità in estensione del rachide, in particolare del tratto lombare, senza che intanto ci sia proprio la possibilità di farlo e poi che non crei dolori, perché a volte comunque sia, per quanto ci sia la possibilità, per Fa qualcuno male, potrebbe sì. essere una posizione. Poi anche il minimo a livello delle anche, dovendo portare i piedi molto ravvicinati e mantenere bene la partenza, l'appoggio sempre della pianta del piede, diciamo totale, evitando quindi una discreta mobilità anche lì, e poi tutta la parte alta della spalla, perché in realtà più quanto più uno è sbloccato e quando, a livello della spalla, quantomeno anche è necessario che inarchi la schiena, quindi è un po' tutto Sì, in collegato, effetti, un sì. po' come il ginocchio con l'anca nel loto, cioè Quindi più se certo, ruota. se perché da fare deve ci vuole tanta flessione e anche a livello del polso, che poi è quello che Sì, appoggia e c'è un passaggio che è quasi verticale, altrimenti, quindi diciamo, la prima cosa è che a livello proprio particolare ci siano tutti i gradi di libertà per consentire di far sì che questa grande mobilità complessiva diciamo, del corpo in estensione, questo arco che viene fatto, questo ponte, possa essere ripartito bene nelle varie Sotto il articolazioni corpo. sotto il corpo, perché se ce n'è qualcuna o due carenti, è chiaro che le altre vanno in stress e il rischio è che uno si Farsi possa. male.
Poi per provare è chiaro che uno può iniziare magari se non riesce a farlo in maniera completa, anche a fare mezzo in analitico mezzo ponte, vedere la quindi parte alta, questo parte qui bassa, potrebbe cioè. Essere per esempio qualcosa che può funzionare, cioè Sì, allora perlomeno intanto intanto per capire sì, questa per la parte spingere bassa per spingere bene e per provare appunto a vedere quanto è possibile aprire, soprattutto se non fosse bloccato le ma in spalle, no? genere a volte anche questo ci aiuta tanto perché ci permette, scarico molto il peso Esatto, e spingo verso e spingo verso l'alto il perché mi fa bacino. sentire proprio l'inarcamento con le mani che Che sostengo. sostengono, quindi non c'è un discorso di forza, appunto, quello che dicevo, verifico in qualche maniera che quel grado di mobilità ci sia, perlomeno come mobilità. Poi c'è sempre un discorso di forza. Prima idea, no, di analizzare questo movimento così un pochino estremo e complesso è: ho la possibilità a livello articolare di raggiungere quella posizione, poi la posizione però attiva, io raggiungo spingendo col corpo. Quindi bisogna ci sia la forza muscolare. In questo caso io praticamente vado a raggiungere la posizione, diciamo, corretta della parte inferiore dal bacino in giù e lo faccio quasi senza forza perché mi aiuto con gli arti superiori, che in questo caso non hanno la posizione del ponte totale. Quindi verifico che perlomeno a livello di mobilità ci sono e anche in qualche maniera posso interiorizzare e prendere consapevolezza della posizione della parte inferiore. Quindi ho diviso, diciamo, in due parti Il quello che è un movimento corpo complesso. in pratica. Poi la vista la parte alta, sulla parte alta bisogna intanto vedere la mobilità della scapola Allora, umerale, intanto che io sia vedo che buona. se non si arriva qui, Certo, non è possibile non è poi dover possibile spingere. provare, perché se sei Assolutamente, sì. qua, cioè il E punto poi anche il medio discorso non di posizione gomiti, riesci. se no la larga è un po' più facile, se cerco di tenere la stretta c'è anche un forte È allungamento tra le due complesso. cibiche, che poi deve oltretutto esprimere forza e spingere, quindi era. Quindi, se io volessi dare dei suggerimenti per allungare il tricipite, per esempio, quella che andiamo a fare classica, dove andiamo a prenderci in questo modo qua, può Sì, nel essere senso, funzionale. per il Quindi caso braccio destro, l'allungamento, sì, vabbè, è un questo. allungamento da fare, sì, senz'altro. Comunque anche in posizione supina, andare a verificare che uno possa col braccio teso arrivare perlomeno a livello del suolo, col braccio teso, col bacino in posizione neutra delle In ginocchia, che diciamo al modo? petto, anche questa posizione qua, c'è una bacchetta o qualcosa, andare ad Ah, aprire senza compensi e perlomeno che abbia l'appoggio totale delle scapole perché questo, interne. sì, siamo indietro, perché poi io quando ricerco questo vado ancora. Quindi il fatto, viene Sì, diciamo che non so non si se, sostiene. quindi il fatto di fare, cioè di mantenere l'addome Sì, a terra. mantenendo l'addome a terra con le mani unite, come qualcosa tenendosi i pollici, con i gomiti ben distesi, verificare che Che non perlomeno ci sia finché spazio sì, non sotto. ci siano spazi, non ci siano tensioni, che è il minimo di partenza. Se non c'è questo, va comunque, perché Sì, io non ci poi può lo essere richiedo, no, da fare. fare, quindi non ho messo vincoli da fare. Il polso anche che Ok. abbia I polsi, la quindi i possibilità di punti che dover avevamo fatto fare. vedere in passato sulla cosa dei polsi. Sì, e E poi se, per esempio, perché qui c'è c'è anche un lavoro, cioè se io per esempio il faccio questi rilassamento. piccoli, Sì, certo, esatto, no, quello questi qui sicuramente. possono servire sempre per un discorso della scapola, Sì, ovviamente. la posizione delle spalle sicuramente è ancora più estrema, qui c'è un appoggio sul gomito e diciamo poi sul ponte, in realtà no, la parte superiore, la forza parte dall'appoggio delle palme delle mani, quindi sfrutta ancora più il tricipite, però questa sicuramente è una posizione che può aiutare. In generale, quello che a volte si è detto, insomma, Questi 5-10 piegamenti corretti sulle quindi braccia, io bisogna che li faccia se voglio questi possono pensare di. andare bene. Sì, per un discorso di forza, poi è chiaro che anche se ne faccio 110 ma non ho la mobilità necessaria non lo riesco a fare, però ecco, È un un modo minimo per di forza aiutare. sulla spinta degli arti superiori ci deve essere, Certo, perché altrimenti anche avendo una buona mobilità non riesco a gestirla. sì. Ok, io questa settimana sto facendo fare un vinyasa e è questo qua. Allora, dimmi se può effettivamente essere d'aiuto, nel senso faccio capire dalla mucca faccio andare nella panca, falacasana, da falacasana faccio scendere fino a dove riescono ad arrivare e poi faccio risalire su per tornare in falacasana. Perché qui c'è una bella spinta, lo stesso che Sì, collaborare, sicuramente c'è la capisci? componente certa che c'è anche nel punto e nel ritorno, tant'è che hai detto a un certo punto appoggio la testa per evitare proprio che nella Sì, fase eccentrica finale io scendo abbia giù. tutto il carico del corpo. Quindi da Esatto. questo punto di vista sì, gli angoli di Salgo. lavoro sono un po' diversi, quindi Sì. sono più facili. Ripeto, se non ci sono problemi di mobilità va benissimo, perché
comunque poi, anche se in maniera diversa, i distretti muscolari interessati, diciamo, sono nella spinta, sì, sono simili, quindi va bene. Anche la posizione, anche la mezza, nel senso, io vi faccio scendere fino a dove sento, non possono risalire, così certo, vado a fare questo. Quello vabbè, è un discorso scende, di scende e si risale. Però appunto come livello di forza, secondo me, se io poi voglio avere, no, la possibilità di farlo, perché altrimenti se non ho abbastanza forza cosa succede? E per quanto io abbia tutta la mobilità disponibile, okay, al momento che spingo magari siccome non ho forza o crollo, sì, o crollo tutta, no, cioè se non ho un pochino di riserva, non sono, non lo eseguo in maniera, diciamo, tra virgolette, confortevole, la possibilità di un piccolo errore, di una perdita di equilibrio, di un crollo, cioè, è molto più. E poi il fatto di crollare lì, il certo, lì è quasi pericoloso, cioè direi pericoloso, perché non hai la percezione di dove sei. Se mi cede magari, perché magari il sinistro, se non sono una cina o viceversa, e quindi quanto più c'ho un pochino di margine sul lato forza come sulla mobilità, sì, quanto più lo riesco a gestire bene, se sono proprio per dire, sì, un gergo sportivo a limite puntato al massimo, di un pochino impiccato, come si dice, i rischi sono maggiori. Cioè io trovo ci sia una spinta anche del gluteo e del quadricipite quando si sale su. Sì, sicuramente, nell'estensione del bacino per forza di una spinta, il gluteo. Quindi tutti gli esercizi per esempio si fanno, anche di potenziamento, appunto partendo da questa, che secondo me questo forse è l'esercizio più completo, cioè partendo da qui, inspiro, espiro, salgo, spingo su, certo, espiro, perché la parte iniziale poi si va ancora più su e con l'appoggio, però questo momento si abbina a quello della parte superiore, infatti, questo sicuramente. Quindi, e poi magari stare lì dove lavora bene sia la gamba, sia la coscia che il gluteo, e si sente lavorare bene, poi tutti quelli vanno. Questo che ricerca, col carico ovviamente diventa un carico maggiore, e sì, c'è da un lato una gestione del controllo, che anche quella può essere importante, perché comunque anche nella posizione di ponte devo venire su equilibrato, quindi uno si accorge se ci sono anche carenze, diciamo, di forza e di stabilità con l'appoggio della destra oppure con l'appoggio della sinistra, e poi ovviamente avendo un solo appoggio è come, diciamo, azione verso la forza è superiore, lo stimolo, il carico è praticamente raddoppiato, è maggiore. Ma tu, perché Urva Dondata, ce ne sono molti che lo fanno, su una gamba sola. Io credo di non averlo mai sperimentato, anche perché forse non ho la più, vanno su con due, poi vanno su con una, quindi credo sia mostruosa una cosa, perché io non riesco a trovare l'equilibrio, però su sei basi bravissimo, poi c'è un problema su questo, quindi perché probabilmente l'ha portata sulla gamba, però si muove, va bene. Veramente, anche se c'è una football, che un'idea potrebbe essere, uno si appoggia piano piano anche per sentire, ora quella è più, forse una pochino più ampia, però no, no. Sull'esterno, intanto il suo discorso Paolo fa magari in globale la mobilità, per cui senza mettere su carico. Io faccio fare stabilità solitamente, faccio appoggiare a terra in modo avere il collo sempre in protezione, e li faccio scendere indietro, fino a dove riesco. A dove riesco, però praticamente se dovessero fare il ponte corretto, brava, uno dovrebbe essere in grado perlomeno di appoggiare bene le mani a terra, da qui vuole i piedi anche controllare, da qui comunque potrebbe anche provare a spingere leggermente e comunque si accorge di qua, dice no, già faccio un centimetro e tanto per me, mi fa male la spalla, mi fa male la schiena, stop, ci si arriverà piano piano, potrebbe essere, siccome molto spesso è a disposizione anche nei centri dove fanno in genere. No, io faccio fare, appunto, quando faccio fare il ponte sulla palla, già verificano, perché molti non riescono a lasciare indietro la spalla, allora lì li devi lasciare aperto e piano piano li portare indietro, però già lì verificano se c'è la mobilità sulla spalla. Diciamo che sì, la schiena in estensione va, però insomma il carico è il minimo, e sono già in una posizione abbastanza vicina, se come dicevi te mi rendo conto che mi manca qualcosa, sicuramente non te lo faccio fare totale, assolutamente, il rischio è superiore, no? Va bene, ok, dai, grazie Matte. Allora, la prossima volta vediamo, non lo so. Ok, grazie mille anche per l'attenzione, per questa lezione, e alla prossima settimana. Ciao, grazie.